Amici, il progetto del primo fucile che stavo realizzando in legno, qualcosa l'ho fatta. Purtroppo ho dovuto abbandonarla per sistemare dei fucili di qualche amico. Comunque ho incollato già l'impugnatura, ho creato la parte finale dove viene appoggiato il petto per il caricamento, gli ho dato un po' di una bella angolazione anche al paragrilletto, per cui credo che stia uscendo bene, già abbia una bella forma. Comunque il progetto sta andando avanti pian piano, mi è arrivato anche il carbonio e adesso ve lo faccio vedere. Sono 6 metri per 2 mm di spessore, di farli due strati sono più che sufficienti. Il lavoro che sto facendo per conto di un amico è questo qui, semplicemente un'impugnatura della Salvimar, molto valida, molto bella come design, e mi piace moltissimo perché ha lo sgancio sagola laterale e più è molto arretrato come congegno di scatto. È ottima. Io ho fatto prima il guida asta, come si può vedere, poi io ho fatto un buco al centro del fusto, o del diametro del calcio, lo bloccherò con un perno passante. E ho provato già l'asta che va molto bene, non dovrebbe avere problemi perché aggancia abbastanza bene. Qui è molto in asse, è perfetto. Poi qui alla punta gli ho fatto due fori orizzontali e più due verticali. Questo è un doppio elastico circolare per avere il massimo della potenza sia nei roller, doppi roller, sia nei doppi doppio elastico o triplo elastico, tutti quanti collegati all'ultima tacca. Tutti gli elastici che abbiamo messo spingono tutti dall'inizio alla fine. Sicuramente il roller ha la spinta più maggiore di tutti i fucili. Quando andremo a caricare il fucile al massimo delle tacche, il roller spinge fino alla fine, sfrutta tutto l'elastico. Cioè, questa è la differenza tra un roller e i fucili con elastici circolari. Non lascio mai nei miei oleopneumatici il variatore di potenza perché penalizza la fuoriuscita dell'asta anche non inserendolo, perché passa attraverso un foro molto piccolo. Molto piccolo, che ancora oggi la Salvimar ha risolto con dei fori più grandi, due, se non sbaglio sono rotondi o ovali, non mi ricordo, però non ha risolto del tutto il problema, è rimasto sempre penalizzato perché a molti amici ho modificato i fucili della Salvimar, gli ho tolto il variatore di fase, di potenza, gli ho tolto. E si sono trovati molto meglio, hanno riscontrato che avendo il variatore di potenza caricato a 27, 28, 29 atmosfere si sparava, però non avevano una grande gittata e tantomeno non era veloce l'asta. Invece togliendo il variatore di potenza, facendo qualche buco sulla canna, qua, cioè semplicemente fare dei fori sulla canna, faccio vedere, c'è due di qua e due di sopra, cioè è facile, per me è facile, cioè facendo dei buchi sopra la canna favorisce l'entrata dell'aria, cioè favorisce l'entrata dell'aria del serbatoio ad entrare nella canna, e allo stesso momento spinge molto più velocemente il pistone. Però
però queste modifiche io a tutti gli amici le ho detto sempre, facciamo queste modifiche, si fanno, però il fucile non lo devi portare a 30 atmosfere, che non serve, altrimenti viene penalizzato, lo metti a 23, 22, 21, 19 e vedrai che va molto meglio di come era prima. E in effetti si sono trovati tutti contenti che il fucile rispondeva bene, cioè con meno atmosfere. Con qualche modifica, poi anche al pistone, togliergli quegli o-ring, tutti quegli fastidiosi o-ring in più, che quelli li mettono, secondo me, e questa è la mia idea, li mettono proprio in più per garantire al cliente i 2 anni di garanzia, per non aver fastidi che il fucile torni indietro. E ovviamente è una scelta di mercato, è una scelta giusta. Che non posso, un'azienda non può fare un fucile con degli O-ring ridotti e magari dopo 10, 20 tiri, 30 tiri può succedere che si rocchi e ritorna dopo all'assistenza e diventa un casino tutti questi fucili che vanno e vengono. E allora è preferibile cioè mettere quegli O-ring in più. Detto questo, amici, mi è stato consegnato da un grande amico questo fucile storico e niente, io lo devo modificare, gli devo fare la parte dove appoggio il pollice qui del dito, rendere l'impugnatura meno scivolosa, farne fuori alla canna, cioè un po' tutto, a togliere questa parte qui che sinceramente dà fastidio quando vai per sparare, quando vai per mirare, e abbassare, cioè diminuire questa parte qui del tutto e lasciare solo una punta, perché sembra che è poco, però nel brandeggio questa qui e sia tutta questa affare qui che non serve così grande influisce al brandeggio. Allora questa la dimezzo della metà, la taglio a metà, la taglio e la rendo più, la faccio più sottile, e poi rifarò un foro che parte da qui a qui per passare il filo all'interno, non lateralmente come sta il foro qui. Niente amici, se volete vedere queste modifiche iscrivetevi al mio canale e vedrete quello che faccio. Cioè sono piccoli lavori semplici, perlomeno a me sembrano semplici. Poi dall'uomo nero salentino, perché qui nel Salento ci sono molti uomini neri, perché sono neri dentro perché si credono di essere furbi e ti danno le fregature. Ho fatto a cambio con un fucile, il mio fucile che gli ho dato era ottimo, in ottime, era perfetto, nuovo. Mi ha rifilato questo giocattolo, l'elica non è la sua, gliel'ho messa io, l'elica, gliel'ho trovata da un'altra parte, me l'ha rifilato con il circuito stampato, il circuito all'interno tutto bruciato, tutto ripezzato, tutto saldato, la batteria. Maledetta batteria e maledetti uomini neri, perché siete neri dentro. La batteria la ciofeca, che la voglio nemmeno per come peso, come pedagna, non serve. E vabbè, dai, purtroppo di uomini neri ce ne sono tanti, però ho trovato la soluzione per sistemarlo. Pian piano, se restate qui, vi faccio vedere come rigenerare questo giocattolo, perché è un giocattolo, questo è un giocattolo per bambini, è tanto grosso, grosso, ma più grosso è, più non serve, fidatevi, fate attenzione quando fate a cambio con degli amici, quando specialmente comprate qualcosa, perché c'è gente che si vende le cose non perché non le utilizza, ma perché hanno qualche problema, dovete fare molta attenzione, io ne so qualcosa. E ci sono capitato purtroppo, però io sono una persona che sfida molto delle persone, si fida. Forse sbaglio, vabbè, però non ce l'ho quella cattiveria di dare fregature alle persone. Non mi piace, quando devi prendere impegno, quando do qualcosa deve essere
buona, per esempio questo fucile lo volevo vendere, però adesso ho cambiato idea, pazienza, è un roll, lo volevo vendere non perché non è buono, perché è perfetto, l'ho provato in app, spara tranquillamente, cioè tutto completo così com'era, non gli chiedevo chissà che cosa, chissà che cosa. Però hanno cambiato idea, pazienza, ogni uomo fa le sue scelte, pazienza, amici come a prima, a mare non sto andando, vabbè, pazienza, il mare può aspettare, mi diverto con altro, perché la cosa che so fare bene e che mi piace di più è il fai da te, monta, smonta, riaggiusta, riassembla, aiuta gli amici, quello so fare molto bene. La pesca per me è solo un passatempo, un divertimento. Va bene amici, ciao belli miei, e speriamo in un mondo migliore.